David Lane, corrispondente dall'Italia dell'Economist, autore di Terre profanate, Viaggio nel cuore della mafia. È stato anche in Basilicata, c'è anche in Basilicata la mafia. Così mi dicono che la mafia è qui, ovviamente la Basilicata sta dalla Calabria, la Campania e la Puglia, tre regioni che hanno le proprie mafie. Quindi mi chiedo come la Basilicata potrebbe stare fuori da questo problema. Infatti non sta fuori da questo problema e ci sono infiltrazioni mafiose. Ma c'è anche da dire che la mafia in Basilicata non è come quella in Calabria o quella in Campania. E come questa mafia di Basilicata? È molto più giovane, molto meno radicato e sicuramente meno sanguinoso. Lei ha intitolato il capitolo sulla Basilicata Scanzano Ionico il contagio. Perché proprio Scanzano Ionico? Perché sono venuto a Scanzano Ionico per vedere un po' questa parte della Basilicata. Conosco la parte al nord, quindi diciamo da Val d'Agri, Potenza, conosco anche la città di Matera, ma non conoscevo la costa. Quindi volevo vedere questa costa sull'Ionio. Il contagio. È stata contagiata Scanzano Ionico e la Basilicata, il Metapontino e la Basilicata, dalla criminalità organizzata. Così mi dicono che c'è stato un contagio. C'è un contagio nel campo dell'agricoltura, nel turismo, quindi il contagio c'è. Si può salvare da questo contagio? Si può sempre salvare dalle cose brutte, con un po' di volontà e molto impegno.